Un saluto dal vostro Frank di quartiere, bentornati alla nostra rubrica settimanale dedicata alle news RPG. Ragazzi, questa settimana c'è stato un boom, proprio un'esplosione di news super mega interessanti, principalmente dal punto di vista Square Enix, ma in realtà anche qualcos'altro. Quindi ragazzi, bando alle ciance e direi di cominciare. Sigla! Frank is Mayor. Come sempre vi ricordo che mi trovate ogni sera dalle 21.30 a oltranza in live sul Dark Side of Viola, quindi ragazzi fate i bravi e passate a trovarmi. Ultimamente sto alternando Xenogears e Final Fantasy XIV, aspettando con molta impazienza Live Alive e Xenoblade 3. Quindi ragazzi vi aspetto in live ogni sera. Monochrome Mobius si mostra nuovamente. Per chi si fosse perso il primissimo annuncio, si tratta di un JRPG in stile classico, quindi battle system a turni, della saga di Utawareru Mono. Chi non conosce Utawareru Mono posso capirlo, però considerate che è una grandissima saga che è un mix tra visual novel e RPG, JRPG strategico, mentre Monochrome Mobius è a tutti gli effetti un JRPG classico. Ma ragazzi, è incredibile pensare che lo studio dietro a una mezza visual novel come Utawareru Mono sia stato in grado di realizzare un gioco del genere. Il nuovissimo trailer ci mostra delle aree, delle zone, dell'esplorazione. Il battle system ci spiega bene il battle system, che sembra anche abbastanza tecnico, quindi per quanto resti un battle system classico a turni, però in realtà vuole offrirci anche dei tecnicismi nuovi. Ricordo che il gioco uscirà per PC e PlayStation 4 e 5, quindi niente Switch e niente Microsoft. Uscirà entro il 2022 e ragazzi, io vi posso solo dire una cosa. Utawareru Mono come saga, proprio come scrittura di sceneggiatura, ha sempre vantato una storia incredibile. Cioè proprio una storia bella, scritta bene, con dei personaggi credibili, molto ben caratterizzati, dei plot twist bestiali. Quindi prima di tutto potreste già pensare anche di recuperarvi i primi due titoli se non lo aveste fatto. Però tenete presente che questo Monochrome Mobius rischia, ragazzi, di essere uno dei migliori JRPG del 2022. E ragazzi, non lo sto dicendo con leggerezza, perché il 2022 è praticamente il miglior anno dei JRPG dal 1998. E quindi ragazzi, staremo a vedere. Forspoken è stato nuovamente rinviato. Per chi si fosse perso di che cosa stiamo parlando, anche se credo che lo sappiate tutti, Forspoken è il nuovo JRPG action fatto da Square Enix basato sul Luminous Engine, che è praticamente lo stesso motore usato anche per Final Fantasy XV. Quindi a livello di open world, a livello di animazioni, a livello di motion capture, a livello grafico, è sicuramente un prodotto di gamma altissima e che stiamo aspettando. Però in realtà con tutto quello che si sta prospettando nel 2022, anche se lo giochiamo 3 o 4 mesi più avanti in ritardo, non è un problema. Quello che potrebbe essere un problema è che questo è il secondo rinvio che il gioco ha subito e come dire, è indice che le cose vanno molto a rilento e insomma i giocatori non li prendono mai bene questi rinvii, e soprattutto quando si tratta del secondo, per cui mi auguro che sia anche l'ultimo, perché se ci dovesse essere un terzo rinvio si rispecchierebbe sulle vendite. È così. Square Enix ha finalmente annunciato una data di rilascio per Valkyrie Elysium, il nuovissimo reboot della saga di Valkyrie Profile. Il gioco uscirà per PlayStation 4 e 5 il 29 di settembre, mentre su Steam uscirà l'11 di novembre, per cui ragazzi, PlayStation si becca l'esclusiva di un mesetto e mezzo. In più è stato annunciato che un porting di Valkyrie Profile Lennet versione PSP sarà disponibile dallo stesso giorno e nella versione limitata digitale sarà anche incluso con Valkyrie Elysium. Ragazzi, Valkyrie Profile non ha bisogno di presentazioni, è uno dei JRPG più belli dell'era PlayStation 1, con finali multipli, con un sacco di personaggi reclutabili opzionali,
con una colonna sonora incredibile di Motoi Sakuraba. E soprattutto, ragazzi, è stato uno, forse il primo JRPG in assoluto a implementare un battle system in side-scrolling dove ogni attacco corrisponde a un bottone del pad. Insomma, ragazzi, è un gioco che ha fatto la storia, oltre ad avere una sceneggiatura veramente triste, quasi che fa piangere, e appunto, come ho già detto, una colonna sonora incredibile. Quindi chi non se lo ha giocato adesso non ha più scuse. Sappiate anche che sarà disponibile in acquisto anche da solo. Non è che sarà solo incluso con la Deluxe di Valkyrie Elysium. Assolutamente non è così. Il nuovo trailer ci mostra un bel po' di scene di combattimento che abbiamo visto essere molto più rifinito rispetto al primissimo teaser che abbiamo visto. Alle volte mi viene quasi da domandarmi del perché si mettano così tanta fretta nel mostrare teaser di giochi che chiaramente sono in pre-alpha per poi mostrare dei trailer che sono totalmente migliorati. Rischiano solamente di ammazzare potenziali acquirenti, perché magari c'è chi ha visto solo il primissimo teaser e ci ha già messo una croce sopra, eh? Sicuro non sono io. Magari non siete voi, ma qualcuno ci sarà. Resta il fatto che dal nuovo trailer c'è da dire che il gioco pare essere molto migliorato a livello grafico. Forse lo vedo un pochino troppo lento nell'azione delle mosse, dei combattimenti. Però poi, insomma, bisogna provarlo pad alla mano per capire effettivamente cosa eventualmente va e cosa eventualmente non va. Quello che invece pare andare è la storia, perché sembrerebbe essere un reboot totalmente diverso da Valkyrie Profile Lennet, e però ci presenta quasi gli stessi personaggi. Vediamo un Odino che è stato ridisegnato totalmente rispetto a quello di Lennet, vediamo una Valkyria con diversi punti di domanda, ma è chiaramente Raist, che anche lei è molto diversa, ma devo ammettere che a me piace, è bella, è molto diversa dall'Arshesnei stile Arshesnei, visto che ormai è uscito Bastard. È molto diversa dallo stile Arshesnei di Valkyrie Profile Lennet, però devo dire che ha un suo perché. Cioè, insomma, ragazzi, io a mangiarci una pizza ci andrei. Ecco, mettiamola così. Manca poco, amici, manca poco. Per cui è questione di tempo. E parlando di uscite di settembre, il 22 di settembre esce Diofield Chronicles, il nuovissimo tattico in stile RTS annunciato a marzo da Square Enix e finalmente è addirittura di arrivo. È stata anche annunciata una limited edition che attualmente è in preordine dallo Square Store Europe. Costa 189€ più 15€ di spedizione, quindi una bellissima mazzata proprio qua. Denti, però dovete sapere che include anche un gioco in scatola vero e proprio. Quindi è la primissima volta nella storia dei videogiochi, correggetemi, che un videogioco esce in versione limitata con incluso anche un board game, un gioco in scatola. Sembra veramente... è bello, è affascinante, è molto affascinante. Il gioco, ragazzi, è stato anche mostrato in una live in Giappone per oltre un'ora. E io me la sono guardata, devo ammettere che il gioco mi ricorda moltissimo Growlancer 4 e 5, lo stile di gioco sembra quello, chiaramente è bello veloce, bello frenetico, ci saranno un sacco di summon disponibili da poter evocare, la sceneggiatura sembra interessante, noi saremo un gruppo di mercenari che si devono destreggiare tra missioni in un continente che è in guerra tra di loro, quindi c'è questo impero gigante che vuole inglobare tutto. E poi ci sono altri due paesi che comunque non si vogliono fare inglobare, ma che non è che vadano così d'amore d'accordo. Insomma, ragazzi, si prospetta essere un tattico classico, in classico stile, tutti contro tutti, stile Risico. La particolarità che risalta subito all'occhio è che graficamente ricorda moltissimo lo stile di Fantasian inventato da Sakaguchi. Veramente Fantasian utilizzava dei diorami veri, mentre in questo caso è tutto 3D. Però ricorda molto quello stile. Anche le cutscene sono molto belle, ricordano un pochino le cutscene di Final Fantasy Tactics War of the Lions. Insomma, è un gioco che io sicuramente giocherò e valuterò anche di portarlo per intero sul canale Viola. Vi ricordo, ragazzi, che una demo uscirà il 10 di agosto. Voi sarete tutti al mare e io invece no. Sarò qui a giocarlo e portarlo sempre sul canale Violet. Passate e iscrivetevi subito, ora.
Mettete in pausa e scrivete. Scrivetevi e mettete in pausa. Subito. Sword and Fire Together Forever. Qualcuno di voi si ricorderà di quel mio short che ho fatto dove mi sparavo sui denti. Together Forever. Ecco, me ne sono appena ricordato anch'io. Comunque ragazzi, il gioco finalmente sembra avere una data di rilascio, ovvero il 4 agosto, manca pochissimo. Il gioco si mostra in un nuovo trailer principalmente incentrato sul Battle System, che sarà action. Dovete sapere che la saga di Sword and Fire è una saga molto lunga di JRPG cinesi, però in questo caso specifico il gioco è totalmente distaccato da tutti gli altri titoli e dovete sapere che il gioco in realtà è già uscito su Steam nel 2021, quindi qualcuno di voi, se non vuole aspettare la versione console, se lo può comunque giocare su Steam. E in realtà è stato accolto abbastanza bene, è uno dei giochi più solidi che abbia mai contraddistinto la saga. Lo stile è uno stile wuxia, quindi mitologia cinese, a go-go, arti marziali, spade, lance, effetti speciali, combattimenti in volo. Il battle system è action e c'è poco da dire, ragazzi. A me sembra molto carino e se avrò la possibilità di metterci le mani sopra per un hands-on, sicuramente vi porterò un gameplay e un'analisi approfondita per capire se effettivamente il gioco valga la pena o meno, perché sulla carta, insomma, a livello visivo è molto bello da vedere, però non ci dimentichiamo che 2021 soprattutto ci ha insegnato che sono tanti giochi che dai trailer sono belli e che poi appena tocchi il pad in mano potrebbe trasformarsi nel vostro peggior incubo. Chiaramente non sto assolutamente parlando di Baldo. Come detto, settimana scorsa Sea of Stars è stato rimandato al 2023, però la notizia è stata accompagnata anche qualche giorno dopo da una lieta notizia che avvisa che il gioco uscirà anche su PlayStation 4 e 5. È stato in più anche rilasciato un nuovissimo trailer e hanno spiegato un pochino come funziona il Battle System. Posto che questo è uno dei giochi che io sto aspettando di più in assoluto, perché è proprio una lettera d'amore a tutti i fan di Chrono Trigger, il fatto che sia stato posticipato al 2023 non è assolutamente un problema, ragazzi, perché la qualità abbiamo visto con i nostri occhi che c'è. Il Battle System, ragazzi, sarà a turni, senza nessuna barra di ATB. Quindi non vogliono mettere pressione ai giocatori. Ci sarà la possibilità di sostituire i party members in prima linea con quelli in panchina, senza perdere il turno. Quindi si potrà fare a oltranza, senza assolutamente perdere turni o altro. È stato spiegato che gli MP sono pochi perché c'è una meccanica che più attacchi con gli attacchi normali, più ti rigeneri gli MP. Quindi è stato studiato in modo tale che durante le random battles si possano spammare magie come se non ci fosse un domani, ma che durante le boss fight, invece, per usare le magie più importanti, quelle che ciucciano più mana, bisognerà alternarle a parecchi attacchi, quindi insomma un po' di turni ad attaccare normalmente, per poi poter usare delle super. In più ci sarà anche una metrica di combo points che piano piano si accumuleranno. Questi combo points potranno essere utilizzati per usare le tecniche combinate, come appunto ci ricorda il buon Chrono Trigger. Queste tecniche combinate, al contrario delle mosse normali che richiedono MP, non useranno MP ma useranno appunto i punti combo. Ragazzi, il Battle System sembra semplice ma con delle regole ben definite che parrebbero renderlo molto tecnico e tattico. In più è stato detto che non ci saranno random battles ma che tutti gli incontri saranno programmati e su schermo. Quindi ragazzi, anche questa cosa significa una maggior calibrazione di ogni scontro, di ogni battaglia. Graficamente il gioco è delizioso, è meraviglioso, cioè se voi osservate il dettaglio dei boss, il dettaglio degli sfondi, le luci sull'acqua, le luci sugli alberi, sulla vegetazione, ragazzi c'è poco da dire. Hanno fatto The Messenger e se avete giocato The Messenger sapete che la qualità di Sabotage Studio è massima, ai massimi livelli. Per cui ragazzi, io mentre parlo ho un pochino i brividi e vi dico, lo attendo, ma c'è così tanta roba da qui al 2023 che tranquillamente ragazzi ci possiamo permettere di aspettare, anche perché calcolate che più tempo passa, meglio il prodotto finale sarà sulla nostra tavola, no? O no? Mentre alla fine di settembre abbiamo un sacco di titoli incredibili Square Enix che devono uscire, all'inizio di
settembre abbiamo Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness, il JRPG di Made in Abyss. È stato chiarito che ci saranno due modalità: la prima, che seguirà esattamente la storia dell'anime filo per filo, non vi so dire fino a dove arriva, mentre la seconda invece sarà una storia originale con personaggi originali. Il gioco sarà così calibrato: ci sarà un hub, una città principale nella quale si prenderanno le quest, si compreranno oggetti, bla 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 bla, poi ci si calerà nell'abisso per compiere la missione che ci è stata assegnata, e man mano che svolgeremo quest avremo la possibilità di accedere ai piani sempre più bassi, più inferiori dell'abisso. Una componente vitale e molto importante del gioco è che nel momento che noi raggiungeremo il nostro obiettivo nella quest, nell'abisso, non è che il gioco, la quest finisce lì, una parte vitale della quest sarà anche riuscire a ritornare indietro sani e salvi. Per sani si intende anche sani psicologicamente, perché insomma chi conosce l'opera originale sa che l'abisso anche a livello psicologico ti fa impazzire. Quindi hanno inserito un sacco di meccaniche divertenti dove tornare indietro non sarà facile per nulla. Le strade usate magari potrebbero non essere più agibili. Potremmo riportare ferite fisiche, potremmo riportare traumi psicologici. Insomma, ragazzi, parte della quest, parte del divertimento, parte del gioco sarà proprio riuscire a tornare sani e salvi dall'abisso. Il gioco sembra molto crudo, a me sembra bello, però questo è uno di quei titoli che, prima di poter dire se veramente merita o meno, va giocato, perché purtroppo quando ci sono di mezzo le licenze anime e manga, questa è una triste storia che va avanti da moltissimi anni, si sa che talvolta i prodotti non sono propriamente all'altezza del nome che portano. Mi viene alla mente ad esempio il JRPG di Gust di Fairy Tail, che sulla carta era bellissimo, ma poi... Io non l'ho giocato, però ho letto moltissime recensioni. Chi l'ha giocato ha parlato di un gioco molto ripetitivo e alla lunga abbastanza noioso. Nel caso di Made in Abyss, se avrò la possibilità, vi porterò un hands-on e vi darò il mio punto di vista riguardo al gioco. Crisis Core sta per tornare, l'abbiamo visto insieme nel reveal, nell'evento dedicato a Final Fantasy VII, avete visto la mia reaction. Il gioco torna a far parlare di sé perché ci sono state diverse interviste, come nel caso Final Fantasy XVI, che hanno messo un po' di luce su determinati dettagli che erano ancora abbastanza oscuri. In particolare mi riferisco al fatto che è stato ufficialmente detto che il gioco è solo e soltanto una remaster. Non è un remake, perché hanno detto che a livello di storia, è importante, a livello di storia non cambierà nulla. Questa, ragazzi, è una dichiarazione ufficiale, è una dichiarazione pesante, è una dichiarazione alla quale io non ci credo, per me hanno mentito. Non è possibile che non abbiano cambiato nulla dopo il finale di Final Fantasy VII Remake. Quindi io, ragazzi, mi aspetto o un filmato finale segreto oltre la fine, oppure addirittura diversamente la fine retconnata al finale di Final Fantasy VII Remake. Questo chiaramente lo dico io, le interviste dicono che non cambierà nulla. Mentre quello che invece, ragazzi, cambierà, ed è stato detto ufficialmente, e questi sono degli ottimi dettagli, ragazzi, cambierà il battle system, nel senso che sarà sempre quello, ma hanno lavorato molto sulla telecamera, quindi hanno cambiato l'angolatura della camera, hanno cambiato il sistema di combo, quindi ci saranno molti... Vi ricordate che nel gioco originale Zack tirava 2-3 spadate massimo? Adesso, ragazzi, Zack tirerà diverse combo, quindi hanno voluto creare delle animazioni in linea con Final Fantasy VII Remake, quindi avremo, insomma, avrà una sensazione molto più action il gioco, anziché il ta. Sarà molto più sciolto. Questa cosa, ragazzi, a me piace molto. Saranno anche rese disponibili nuove limit, nuove mosse, e vi ricordate il sistema con le slot machine dove ogni tot i personaggi a random
se erano allineati vi dava dei bonus in battaglia. Ecco, c'erano anche alcune mosse di quella slot machine che a questo giro sono state implementate proprio nei comandi e che quindi saranno utilizzabili senza dover per forza aspettare la slot machine. Non è ancora stato detto quali, a me viene in mente magari Octo Slash o altre mosse tipo quella. Oltre a questo, ragazzi, non c'è bisogno di ribadirlo, ma ve lo dico, il gioco graficamente è stato reskinnato totalmente, quindi hanno cambiato le texture principalmente di tutto, sia gli sfondi, gli assets, le arene, i personaggi, i mostri, le magie. Ragazzi, hanno reskinnato tutto. In più è stato anche detto che tutte le scene che nel gioco originale non erano doppiate, nel gioco originale solo le scene principali erano doppiate, sia per una questione di spazio su OMD che per, immagino, una questione di budget. Bene, a questo giro, ragazzi, il budget non è più un problema, visto che ormai Final Fantasy VII è stato sdoganato ed è il nuovo Kingdom Hearts. A questo giro, ragazzi, abbiamo tutte le cutscene doppiate. Io vi consiglio vivamente, avendo ascoltato un po' le voci americane, di giocarvelo in giapponese, perché il nuovo Sephiroth veramente ti fa sanguinare le orecchie. Project G gave birth to the man we know as Genesis. Project Genesis. Il nuovo Sephiroth è lo stesso di Final Fantasy VII Remake, ragazzi, però io non ce la faccio. Io sarò sempre solo per il doppiaggio giapponese. Il gioco uscirà per tutte le piattaforme questo inverno. Inverno vuol dire dicembre, vuol dire gennaio 2023, può anche voler dire inizio marzo 2023. Quindi, ragazzi, non sappiamo ancora. Io non ho fretta, onestamente, però lo dico, sono abbastanza curioso perché i cambiamenti sembrano interessanti. L'unica cosa che mi dispiace molto è che se non hanno cambiato la storia, ecco, la storia forse era il punto più debole della produzione. Hanno inserito un sacco di personaggi filler, retconnati, nemmeno mai menzionati nel Final Fantasy VII originale, e questa cosa, ragazzi, non l'ho gradita, però ormai il dado è tratto, pertanto, ragazzi, si tratta solamente di aspettare, di giocare e di giudicare, in quest'ordine. Amici, per questa settimana è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo che ogni domenica RPG News esce puntualissima, per cui, ragazzi, il video della domenica non ve lo dovete perdere per nessuna ragione. Arriverà una nuovissima classifica, perché avete visto che ho fatto uscire una classifica dei migliori JRPG della storia, secondo me. Ce ne siamo, Frankie, non hai parlato di quel titolo. Dell'unico vero JRPG in assoluto. Che è piaciuta moltissimo. Ho ricevuto quasi soltanto complimenti. Anche chi non era molto d'accordo con i titoli che ho inserito ha ammesso che effettivamente non avrebbero saputo quali togliere per inserire i loro. Quindi, ragazzi, vi annuncio che arriverà una nuovissima classifica sui 10 migliori JRPG PlayStation 1 non Squaresoft. Quindi, ragazzi, tutti quei JRPG su PlayStation 1 che veramente sono dei capolavori incredibili, forse molti voi neanche li conoscete, perché poi purtroppo non ci sono state remaster, non ne hanno più parlato, li hanno lasciati morire via. Perché tanti giochi, ragazzi, bisogna capire che la memoria è stata tenuta viva dalle remaster. You fool. Now this universe will be completely destroyed. Principalmente questo lavoro l'hanno fatto Atlus e Square Enix. Tutti gli altri no, non l'hanno fatto, li hanno lasciati morire questi giochi. Triste, molto triste. Comunque, ragazzi, vi parlerò dei migliori 10 JRPG per PlayStation 1 non Squaresoft. E in più, ragazzi, vi annuncio che arriverà un'altra classifica dopo questa. Farò le posizioni 20-11 dei migliori JRPG della storia. Perché effettivamente, ragazzi, ci sono alcuni titoli che ho avuto il mal di stomaco a non poter inserire, che vanno inseriti. Vanno inseriti per forza, in un modo o nell'altro. E allora, ragazzi, sapete cosa c'è? Facciamo continuare la classifica fino alla 20ª posizione. Amici, vi ringrazio dal profondo del mio cuore per decidere di guardare il mio canale e di seguire i miei contenuti, e noi ci vediamo al prossimo video. Abbaio! Frank is late.